Nell'ambito delle iniziative di prevenzione, i carabinieri della compagnia di Licata hanno effettuato un controllo presso una casa di riposo per anziani, sita a Campobello di Licata. La verifica è stata effettuata anche con la presenza dei carabinieri NAS di Palermo. All'interno dell'RSA, i carabinieri, capitanati dal comandante della compagnia di Licata, Francesco Lucarelli, hanno riscontrato diverse anomalie perseguibili, come ad esempio la non misurazione all'ingresso della temperatura corporea per chi si reca all'interno dello stabile e altre carenze evidenziate dai NAS nella cattiva conservazione dei cibi alimentari, ad esempio poca igiene riscontrata, i cibi mal conservati, tutti elementi che hanno fatto sì che scattasse la denuncia per il commissario regionale proposto alla guida dell'RSA. Controlli che saranno intensificati in particolare in queste strutture dove recentemente si sono verificate alte percentuali di contagio. Beh, innanzitutto l'obiettivo principale è tutelare il nostro patrimonio nazionale, che sono i nostri anziani, i nostri nonni, affinché possano vivere nelle varie case di riposo, negli IPAB, nelle strutture che li accolgono nella maniera più sicura possibile, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, soprattutto in questo periodo di contrasto al Covid, dove in ambito nazionale abbiamo visto purtroppo nascere focolai di questa malattia all'interno appunto di strutture simili. L'obiettivo di ieri è stato innanzitutto la prevenzione e soprattutto anche la repressione, visto che sono stati rinvenuti alimenti scaduti, alimenti mal conservati, che poi sarebbero stati ingeriti dagli anziani, che ovviamente sono persone con fisici non chiaramente al massimo delle forze e che quindi potrebbero venire debilitati da una cattiva alimentazione. E poi in ogni caso abbiamo anche riscontrato un non perfetto rispetto delle normative anti-Covid, tant'è vero che a nessuno ci ha preso la temperatura al nostro accesso, abbiamo dovuto richiedere noi la misurazione della temperatura, più ovviamente altre piccole cose che abbiamo riscontrato nell'ambito dell'ispezione che abbiamo fatto. E comunque l'obiettivo principale, che non finisce con la giornata di ieri, è quello di fare un controllo a tappeto su tutte le strutture della provincia o comunque della compagnia di Licata, che gestiscono e tutelano i nostri anziani e i nostri nonni, che ritengo essere un patrimonio nazionale. Quindi assolutamente sì, non ci fermiamo, andiamo avanti, soprattutto anche grazie all'aiuto del personale specializzato del nucleo antisofisticazione di Palermo, che ha delle conoscenze tecniche amplissime e ci aiutano in questa gestione, anche se il polso della situazione sul territorio lo ha sempre la territoriale, con i comandanti di stazione che conoscono il battito cardiaco della realtà dove vivono e cercano costantemente ogni giorno di essere vicino al cittadino e alle necessità dei cittadini, affinché si possa essere di concreto aiuto alle necessità quotidiane. Irregolarità riscontrate, intanto non una perfetta non applicazione normative per la prevenzione del Covid, cattivo stato di conservazione di alimenti, alimenti scaduti di validità, non aggiornamento del documento di valutazione dei rischi che tutela la salute dei lavoratori, ma in questo caso anche di coloro, degli anziani che vivono nella struttura, e c'erano anche dei problemi di natura strutturale, igienico-strutturale, che saranno segnalati alle autorità competenti per i provvedimenti di competenza. Noi appunto, essendo come nucleo a Palermo, avendo competenza interprovinciale su tutta la Sicilia occidentale, ci avvaliamo nelle nostre attività dell'arma territoriale, che sono i nostri occhi e le nostre orecchie, quanto conoscendo la situazione che c'è sul territorio, sanno quale sono le situazioni più gravi, insomma, a cui porre maggiore attenzione. Grazie a loro si riesce a tutelare maggiormente queste che sono le categorie deboli a cui prestiamo in questo periodo maggiore attenzione. Grazie.